un rapporto con la natura, col paesaggio, del tutto diverso da quello che vediamo qua. Non c'è nulla di miracolistico, non c'è nulla di straordinario, c'è qualcosa di fortemente ordinario. Roberto Longhi, nel 1951, descrive così questo quadro. È una sosta in campagna della famiglia del falegname, quando madre e figlio si addormentano alla nenia del violino, che sotto le dita dell'angelo di casa riga il silenzio della campagna d'autunno. E la scalatura dei colori dell'autunno è una delle cose più memorabili di questo quadro. In questo tema nessun pittore del tempo, dice Longhi, avrebbe omesso la citazione della flora orientale. Siamo in Egitto, palme e datteri, ma qui soltanto i quercioli della campagna romana, i gattici oltre il fiume, sotto un cielo già freddo. Il bagaglio di San Giuseppe che cos'è? È il materasso di Caravaggio. Diventa qui il sacco, l'unica valigia che si può permettere la Sacra Famiglia. E poi il fiasco tappato con un po' di carta. Sono pezzi della vita, della casa di Caravaggio, dello studio, sono i suoi oggetti che, come nella Maddalena, strutturano, costruiscono il quadro. L'angelo è una presenza incongrua, è l'unica presenza metafisica, sovrannaturale, però, come dice Longhi, è l'angelo di casa, tanto che nessuno si stupisce nel vederlo. L'unico che si stupisce è l'asino, che lo guarda con questo occhione sgranato, un po' impaurito. È il primo grande animale di Caravaggio che noi conosciamo nella sua pittura. Questo è un quadro pieno di primati.